E allora stiamo parlando di Mister Braglia, ce l'abbiamo al telefono in collegamento, esordio assoluto a Contatto Sport per il Mister. Buonasera. Buonasera. Allora, Mister, qui ospite Tonino Iandolo, e diceva: Mister Braglia ci deve tirare fuori da questa categoria. Come si preparerà l'Avellino ai playoff? I tifosi sperano ovviamente che possa essere un Avellino protagonista. Ma noi ora abbiamo organizzato un programma, andiamo in ritiro da quando rientriamo, che è giovedì fino a domenica, poi li lasciamo liberi 3 giorni, penso 3-4 giorni, che faremo allenamenti lì allo stadio e poi ritorneremo in ritiro finché andremo avanti sperando di arrivare fino al 13. Il meglio che possiamo. Mister, buonasera, piacere, Alessandra. Vabbè, Piacere. Buonasera. naturalmente le critiche è naturale che ci siano quando si è esposti, però io sono del parere che purché se ne parli, quindi già che se ne parla vuol dire che ha fatto sicuramente qualcosa di buono e i 14 risultati utili consecutivi lo dicono. E un altro dato è importante, cioè importante, diciamo che fa un po' sorridere, che lei e Di Somma siete la coppia più anziana della Serie C eppure la più prolifica, dicono i dati. Non lo so, non guardo poco io queste cose. Sicuramente siamo più anziani, quello è poco ma sicuro. Forse la vostra forza è anche che andate d'accordo tra voi. Sì, uno è molto più serio che lui, io faccio un pochino più di casino, quello è poco ma sicuro. Ci completiamo un po', dai. Mister, buonasera. Volevo Buonasera. chiederle, alla luce di come purtroppo è svanito il secondo posto, dovendo preparare ora questi playoff, c'è forse un po' di pressione in più? Non lo so da chi parte. Io non credo che preparare playoff ci debba essere pressione. Io penso che nella vita bisogna essere realisti, no? Forse il fatto che siamo andati oltre certe aspettative aveva sicuramente fatto sì che tante persone pensassero che noi si raggiungesse certi obiettivi facilmente. Questa è una squadra che molto probabilmente, come mi diceva stamattina un mio collaboratore, si è levata la tuta mimetica e si è messo il frac. E forse noi non possiamo metterci il frac e dobbiamo tornare a metterci la tuta mimetica. Perché molto probabilmente siamo più da battaglia che da altre cose. Molto probabilmente dopo Bari ci siamo sentiti un po' troppo bravi, abbiamo pensato un po' troppo agli altri, ai risultati degli altri, meno ai nostri, oppure si ragionava in un'altra maniera, dicendo vabbè, a vivo si pareggia, di qua si pareggia, si va a Terni si pareggia, solo che a Terni dopo 2 minuti si perdeva già 3-0. Perché poi è la testa che condiziona tutte e tutti. Sperando di arrivare a questi benedetti playoff e fare le cose che sappiamo fare. Io penso, ora leggo anch'io tante cose, a me ognuno può scrivere quello che vuole, onestamente non me ne è mai fregato niente di quello che possano dire e pensare gli altri. Io credo che questa è una squadra quando è al completo è in grado di competere con chiunque in Serie C. Il problema di questa squadra viene fuori quando ne manca due, tre e si vede perché molto probabilmente ci sono certe caratteristiche in questa squadra che le sostituiamo male. Punto. Ieri sera sei stato costretto a far uscire un ragazzo perché io non posso rischiare di perdere i giocatori ai playoff perché faccio stirare uno e non lo levo alla fine del primo tempo, che è Ianes. Al di là del fatto che entra un ragazzo che ha qualità, per carità di Dio, però ha caratteristiche diverse e completa meno bene di altri giocando nei tre a braccetto, non avendo Silvestri, non avendo Ciancio perché era diffidato e non lo volevo rischiare assolutamente, ci siamo trovati un attimino in difficoltà. Ho dovuto levare Aloy perché era stata ammonita, la partita si stava incattivendo. Io devo pensare a playoff, a me arrivare secondo o terzo, io l'ho vinti da quinti, da terzo, a me non me ne frega niente, cioè io devo pensare alla squadra, al bene della squadra, quando al momento in cui
cioè, anche perché si sapeva che Catanzaro vinceva in quei momenti. Quando poi ci hanno detto che hanno pareggiato, è chiaro che abbiamo provato a vincerla sicuramente perché l'abbiamo trasmessa ragazzi, però era tardi e certe cose erano già state fatte. Mister, a proposito dei playoff, volevo sapere se ha sentito Mirko Miceli in virtù della squalifica di due turni, cos'è successo in quel post gara, se c'è possibilità di fare ricorso per ridurla. No, ricorso è già stato presentato, ne abbiamo già parlato col direttore, con la società, col segretario, perciò hanno già fatto ricorso, mi sembra un po' un'esagerazione perché io ero dietro di lui, ho sentito che parlava con un giocatore che urlava a un giocatore della Cavese, però non penso che erano, sono cose che succedono sempre nel calcio, il problema è che la procura si mette fra le panchine oppure ti sta dietro quando rientri negli spogliatoi, a volte succede che una partita come quella di ieri sera dove c'è stato un po' di nervosismo specialmente alla fine succedano questi guai. Mi dispiace per Mirko, spero che si possa rimediare, chiaramente levandogli almeno una giornata. Mister, volevo... prego mister. Mister, buonasera, sono Tonino Iandolo. Voglio... Buonasera. Ciao. Buonasera. No, non so se mi hai inquadrato, ho avuto il piacere di fare frequentare il corso di seconda in quel di Firenze, insieme a te. Ho capito. Sì, sì. Voglio dirti una cosa, conoscendoti sono convinto che già dalla ripresa farai rindossare la tuta mimetica a questo gruppo, perché questo gruppo, il momento in cui che hanno indossato la tuta mimetica, come hai detto tu, hanno fatto cose, hanno giocato da squadra, hanno fatto bene le due fasi possesso e non possesso, hanno fatto sì che la fase difensiva ha reso la difesa ermetica, gli esterni davano una mano in fase di non possesso e anche di rilancio. Adesso rindosseranno la tuta mimetica e ripartiranno, ne sono convinto, perché la tua esperienza è preziosa in questo mini torneo, certamente la sfrutterai al massimo. Ci sono dei giocatori, hai fatto benissimo, hai tenuto tutti sul pezzo, bravo, complimenti. Bravo, hai fatto un'annata importante, mi sento di dirlo e lo ripeto con tutto me stesso. È una stagione importante che adesso la dobbiamo coronare nel migliore modo possibile perché dobbiamo cercare di lasciare questa maledetta categoria. Ci sono dei giocatori che chi è un addetto ai lavori lo sa benissimo. Ci sono i titolari e ci sono le riserve. Sono due o tre pezzi che sono pedini insostituibili. Il momento in cui li perdi diventa tutto più difficile. Puoi trovare quel maledetto equilibrio che ha fatto sì che hai fatto un filotto di risultati importanti che ci hanno proiettato al secondo posto. Questa è la sacrosanta verità. E adesso che dirti, Piero? In bocca al lupo per questo mini torneo, il tuo essere sanguigno, la tua spigolosità di carattere, la tua aggressività deve essere positiva. Questi devono capire, questo gruppo, che se vanno in B il loro potere contrattuale aumenta. Si siedono di nuovo a tavolo col presidente e ridiscutono il contratto. Solo poi, questa è la sacrosanta verità, Piero, in bocca al lupo. È quella che conta poi. L'unica cosa è che nella vita i treni passano non tutti gli anni, questo è un treno un po' Piero, per tutti. Io volevo concludere, Piero, mi spoglio dall'essere allenatore dilettante, diciamo così, sono un avellinese, sono un irpino verace, sono figlio di questo territorio, tu devi capire, noi non è che abbiamo il palato fino eccetera eccetera, abbiamo fatto dei ottimi campionati. Vincere non è facile, lo sappiamo benissimo tutti quanti. Il tifoso ieri sera, se ti aveva tra le mani, ti mangiava, ti ammazzava. Questo è poco, è così. Ma me lo immagino. Tu il calcio lo conosci, quindi ti devi aspettare anche queste reazioni. Queste, ma ci mancherebbe. Questo è, Piero. Però ti dico una cosa, da avellinese. Porta l'Avellino in B e poi apprezzerai gli irpini. Va bene, ci proviamo. No, io sono convinto di quello che te hai detto, è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo capire che tutto quello che è stato ormai non serve più, che
che quello che abbiamo fatto, che sia buono o cattivo, non serve più. Adesso inizia un altro campionato, è un treno importante che ci passa davanti, come vi dico sempre anche ai ragazzi, sta a noi salirci. È chiaro che sopra quel treno ci saliamo se noi torniamo a fare le cose che sappiamo fare, con la cattiveria che sappiamo fare, perché se noi pensiamo di essere solo belli o pensare altre cose che non fanno parte di questa squadra, e allora diventa tutto difficile. Poi è chiaro, ci vuole fortuna, niente squalifiche, niente infortuni, niente di niente. E se fino adesso hai alternato i giocatori, è chiaro che ai playoff scegli una squadra 13, 14, 15 persone, quelli che ti danno più garanzie, e vai avanti, e vai avanti sperando di sbagliare il meno possibile. È sempre stato così, eh? Mister, sono di nuovo Alessandra. Spero che le piaccia l'Inter di Conte, perché mi sono permessa di paragonare il suo Avellino proprio all'Inter di Conte. Per il modo di giocare, per il gruppo squadra, per il fatto che Marotta ha parlato di un allenatore vincente in panchina, e lei, lo dice la sua carriera, lo è sicuramente, per il fatto anche della gestione della panchina, perché Conte ha messo in panchina Eriksen, quindi magari qualche giocatore dell'Avellino lo può accettare, come l'ha fatto lui in Serie A. Però c'è una differenza tra lei e Conte, cioè Conte a volte si lascia andare pure un po' alle emozioni, invece più volte si è visto che lei rimane sempre sulla sua posizione, anche quando magari i suoi giocatori vengono ad esultare. Ma è sempre così? Sfatiamo questo tabù, perché magari pensano che lei è sempre così burbero, magari nello spogliatoio si lascia andare, è un po' più paterno. No, negli spogliatoi mi diverto. Faccio più casino io al limite dei ragazzi, quello è poco ma sicuro, però io conosco bene il calcio, il momento in cui te fa un gol, il secondo dopo lo puoi riprendere, perciò tanto da quando poi fischia l'arbitro si diventa molto più sereni tutti, se si è vinto. E poi onestamente è un fatto di carattere, io quando anche ho vinto campionati, mentre gli altri andavano a festeggiare, io tornavo a casa dalla mia famiglia, non è che mi interessa molto. Ognuno è fatto a modo suo. Io so tanti anni che sono dentro questo ambiente, di persone vere ne trovi poche, quelle che trovi te le devi tenere strette, perciò preferisco sempre stare da parte, preferisco che parli in campo, preferisco, l'ho letto anch'io un sacco di cose. Io spero che i ragazzi leggano tutto quello che ci sta succedendo intorno per essere ancora più forti quando riniziamo, perché nel calcio bisogna sapere usare tutto, no? 20 giorni fa c'era tutti i fenomeni, dopo Bari, grande qui, grande là, adesso siamo diventati dei bischeri, ma ci sta, perché ci sta, perché le cose, noi sappiamo le cose in una certa maniera, da fuori le sanno in un'altra maniera, perciò è giusto anche prendersi le critiche, io ci sono abituato, non è che mi spostano gli equilibri miei, però è un motivo in più, è un motivo in più, come ho sempre fatto da tutte le altre parti, sperando di arrivare in fondo, di dare soddisfazione a questa città, che poi è quello che conta, a questi colori. Il resto sono solo chiacchiere di quello che vedo, di quello che sento, di quello che ho vissuto quest'anno, perché tante persone si dimenticano delle cose, io no, io mi ricordo tutto, da quando sono arrivato il primo giorno fino alla fine, mi ricorderò di tutto, perché mi aiuta a lavorare meglio, mi aiuta a avere degli stimoli in più, che sono quelli che forse in questo momento ci sono venuti meno, la cattiveria, la fame, le motivazioni, sono quelle cose che ci hanno portato a fare un campionato che nessuno si aspettava, perché se poi uno va indietro e si ricorda che il ritiro non l'abbiamo fatto, che c'erano 5 giocatori per un mese, che abbiamo avuto 2 volte il Covid, che abbiamo avuto gli infortunati, che bene o male siamo arrivati secondi per un gol che si è preso nell'andata giocando in 8 persone in meno e tante altre cose. Beh, io dico che questa è una squadra che se è al completo vende cara la pelle, e poi vediamo, può darsi che mi sbagli, io ci credo in questo gruppo,
e credo che possiamo toglierci un sacco di soddisfazioni. Poi, forse la cosa... Mister, tra l'altro, mister, lei parlava di secondo e terzo posto che potevano, cioè poteva cambiare poco sostanzialmente ai fini del risultato, però tutti gli addetti ai lavori piuttosto che giornalisti, prima abbiamo sentito Nicola Binda della Gazzetta, sono davvero fiduciosi in lei, cioè veramente pensano che... Ma io non è che io conosco Nicola, forse lo fa per amicizia, non lo so. No, io ha sempre parlato bene di lei da inizio campionato, quindi... Sì, sì, lo so, ma Nicola è una vita e parla bene di me, forse perché... Molto probabilmente ci conosciamo da tanti anni, lui facendo il giornalista, io faccio l'allenatore. Forse io perché è bravo davvero. No, ma io so solo che a volte uno dice arrivi secondo, no, come è successo al Bari l'anno scorso, no, che poi è passato per il rotto della cuffia perché dopo 22 giorni non sai che squadra trovi, perché non lo sai. Non sai in che condizioni sei te, amichevoli, non le puoi fare, non puoi fare niente. Noi al limite stiamo fermi una settimana e rigiochiamo 16. Poi ci vuole fortuna, ma nella vita non si sa mai. Io l'ho vinto da quinto, l'ho vinto da terzo. Non c'è una regola nei playoff. L'importante è come ci arriviamo. E noi speriamo di arrivarci il meglio che possiamo. E poi vediamo. Volevo chiederle, e poi c'era anche Tonino Iandolo che voleva chiudere, c'è una squadra, guardando anche negli altri gironi, che vorrebbe assolutamente evitare nei playoff? No. Onestamente, io l'ho visto un po' di partite, sono tutte squadre, per dire il girone B è molto tecnico, sono squadre che giocano bene a calcio, c'è il Padova, c'è un sacco di squadre forti. Però io credo, e lo ripeto, che questa squadra qui vende cara la pelle. Se facciamo tutto quello che sappiamo fare, che abbiamo dimostrato, noi siamo una squadra tosta, noi siamo una squadra adatta alla categoria, non abbiamo gente di nome, non abbiamo gente che guadagna 800.000 netti all'anno, tipo altre squadre. Siamo umili, siamo operai, siamo fatti per questa categoria. Se stiamo bene tutti... Vediamo poi i conti, li facciamo alla fine, come ho sempre detto dall'inizio, quando a me mi hanno chiesto il quinto posto. Dal quinto posto in su ci siamo andati. Adesso vediamo di completare il lavoro e poi tireremo le somme. No? La società farà le sue cose, io le mie valutazioni, i giocatori decideranno quello che vorranno fare, i tifosi si incaccheranno, saranno felici, come tutti gli anni. Mi stai andando? No, volevo dire questo a Piero nel salutarlo e quant'altro. Certamente dobbiamo ritrovarci in compattezza generale. Piero, però voglio dirti una cosa. All'inizio della stagione, quando bisognava scegliere l'allenatore che doveva guidare questa squadra, c'era Uteri, c'era il Braglia, gli Irpini, gli Avellinesi volevano a Piero Braglia, perché hanno stima di te. E questo te lo dico, così stanotte riposi un poco meglio, ecco, recuperi delle energie. Perché te lo... meglio, bene Piero, tu c'hai una corazza da buon toscanaccio, ecco, le due fasi le sai fare bene. A questo punto ti dico un bel in bocca al lupo e vai avanti. Grazie. Ecco mister, nel salutarla, visto che stiamo facendo un bilancio del campionato, poi sappiamo che ci saranno i playoff, quindi non si parla della stagione in generale, ma c'è stato un momento, il momento più bello per lei di questo campionato, c'è stato un momento che insomma ricorda con massima felicità? Ma io all'inizio, prima che prendessimo tutti il Covid, sì, all'inizio mi sono veramente divertito a vedere giocare la squadra a Palermo. Le prime partite mi sembra che se si vinceva con la Turris si era primi, no? Ora sì, non sì. Vorrei nel recupero dico che poi si fece 2-2 negli ultimi 5 minuti che buttarono fuori Maniero che mette uno scatellotto a uno. Sì, quel periodo lì mi è piaciuto molto come una squadra totalmente nuova, nessuno si aspettava niente, si è fatto un bel calcio, un buon calcio. Poi è successo di tutto, poi siamo stati bravi a riprenderlo, però nel complesso
Io penso che questa squadra qui abbia dato quello che poteva dare. Alla fine, forse, lo ripeto, si è messa un abito che non è il suo. E adesso quando riprendiamo giovedì, dobbiamo parlare un attimino, guardarci un pochino, iniziare a lavorare senza tante chiacchiere, come abbiamo sempre fatto durante l'anno. E poi vediamo di farci trovare pronti e di dare soddisfazione a tutti. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo a mister Piero Braglia.